C'è anche uno studente promosso con tutti i 10, un allievo del liceo classico statale di Ischia, tra i premiati dalla città metropolitana di Napoli nell'ambito del premio scolastico dedicato agli alunni più meritevoli, iscritti alla prima superiore nell'anno scolastico 2022-2023, la cui cerimonia di consegna si è svolta questa mattina nella sala Mariella Cirillo di Palazzo Matteotti. Presenti la consigliera della città metropolitana delegata alla scuola, Mariana Salerno, il direttore generale Davide Leonardi, il capo di gabinetto Raffaele Chienese, i docenti, i genitori e gli alunni entusiasti cui è stato conferito il premio da parte della città metropolitana. Un notebook di ultima generazione corredato di mouse laser. Il bando prevedeva che fosse premiato per ciascun istituto superiore dell'area metropolitana l'alunno del primo anno promosso in seconda con la migliore media voto. Ciascun istituto ha dunque formulato una graduatoria tenendo conto degli scrutini di tutte le classi prime in modo da individuare l'alunna o l'alunno con la migliore valutazione finale come risultante dalla media aritmetica dei voti conseguiti in ciascuna materia, comunicando successivamente il nominativo alla città metropolitana con le relative certificazioni. I premiati sono stati 135, tantissime medie brillanti superiori al 9, con una decina addirittura superiori al 9,5. Sostanziale equità invece nella lista dei premiati tra ragazze e ragazzi, tra i vincitori anche diversi alunni con disabilità. Stamattina siamo qui nella sala Cirillo per consegnare i premi ai ragazzi meritevoli che in qualche modo si sono contraddistinti con delle medie alte rispetto agli altri colleghi studenti. È una manifestazione voluta fortemente dal nostro sindaco metropolitano Gaetano Manfredi proprio a premiare quello che è stato lo sforzo e comunque i sacrifici a cui i ragazzi si sono portati in questi ultimi anni complicati anche dopo il Covid, per cui andavano in qualche modo premiati ricevendo dei computer, quindi un supporto informatico per soddisfare tutte le loro esigenze scolastiche ma anche extrascolastiche.